Welcome to Ramblings with Remus. This is Joshua, your host, and we're going to be getting into it here. So hold on to your seats and let's get going. No lo soy, me entiendo, no sé cómo fue. A metterlo normale allora. Sì, devo. Intanto che ci sta registrando, così non perdiamo tempo. Dopo possiamo giocare dopo. Sì. Ok. Va bene. Fanculo, questo è molto meglio. Dai, dimmi del tuo primo trattamento. Ah, certo. Allora, tu lo sai che sono molto dislessico, no? Dislessico. Cioè, faccio abbastanza grandi problemi con quello che si chiamano decodification, cioè di vedere una parola e riesci di decodificare cosa vuoi dire, cioè tutti i lettere, come si chiama, sillabili, la parola, e allora c'è proprio questa decodificazione che succede, no? E per me faceva tanto casino. E allora ho fatto questo esame quando avevo 36 anni con questa scuola di ragazzi dove stavo insegnando come insegnante di ginnastica e di computer. E c'era, come si chiama? Tutti questi ragazzi avevano tutti questi tipi di problemi, no? Ho detto, cazzo, mi riconosco, ma in pieno con questi ragazzi. Ma in pieno. Cioè, proprio, questa è come io mi sento quando provo di imparare qualcosa. tutti questi facci, tutti questi gesti. Ho detto, cazzo, proprio stanno provando di capire con il corpo, non con il cervello proprio. Okay. E allora ho chiesto al medico di fare un esame preliminare, le facciamo, c'era segni, dopo ho fatto questo esame, ci vuole 4 ore, e alla fine su questa cosa di lettura, no? Ma vuoi parlare in italiano o in inglese? Non lo so. Cioè, a questo punto facciamo italiano, io metto su YouTube, okay, e fai la, okay, traduzione. Va bene. E allora cosa succede? È che con la parte, diciamo, di decodificare, che sarebbe tipo 4 simboli, triangolo, un X, un cerchio e un rettangolo. E dopo tu guardi, gira le pagine, e dopo ci sono 4 o 5 scelte, e devi ricordare quello che hai visto prima, no? E tu hai tipo 30 secondi per ricordare, non dovrebbe essere difficile. Di quei 10 domande, dove si parte con 4 o 3, 4, fai un paio di 4, un paio di 5, un paio di 6, 5, 10 totale, avevo solo uno di quei 10 giusto. Io penso che rimanevo al 2 o al 3 anche io. Ma comunque sarebbe stata molto meglio di me il doppio. Uno è proprio veramente culo, cioè, perché di quelli qua solo quello che hai visto prima e basta. Non lo so neanche, potrebbe essere quello che aveva 7, no? Che non lo so quelli che aveva. Credo che era solo culo, no, cioè, basta. E allora compensata con una forte capacità nella visualizzazione. E allora c'era un simbolo, c'era una cosa grafico, e dopo c'erano 5, tu avevi 30 secondi per scegliere giusto, c'erano piccole differenze, no?
e avevi 30 secondi, un minuto di capire, e ha preso 9 da 10 di quella. E quella proprio, tutta questa cosa di visualizzazione, avevo proprio 9 da 10, 10, cioè tutto quello estremo. Sulla lettura, quella roba lì, proprio, ma quasi zero. E allora capivo veramente perché avevo fatica nelle scuole. Non avevo mai mollato, però, cazzo, cioè... Pensavo di essere più intelligente di una 7 o qualcosa, perché quando chiacchieravo con i ragazzi delle licee a scuola sui materia, capivo di capire meglio di loro. Capivo meglio, ma nell'esame, quando leggo, cioè, il mio cervello comincia a giocare con quello che avevo letto, e allora non capivo bene le domande. E allora andava male. E allora. Quando ero lì con questa scuola in Svezia per l'integrazione, il primo corso che è fatta, cominciava, cioè, c'è tutta teoria, era proprio sulla lettura, questa prima. C'erano, ricordi, è fatta, perché stavo facendo questa per Benjamin, che avevo problemi di matematica, no? E allora la prima settimana era tipo lettura, la lettura magari anche sì, lettura e matematica, dopo comportamento e dopo non mi ricordo che cos'era. Comunque alla fine tre corsi di una settimana in tre mesi consecutivo. E Quella prima, siamo lì, e allora a fine di tutta quella di teoria, si fa un po' di trattamenti, e era Bambinski. Ok, e ricordi che c'era questa Tom Stefan, e noi quando eravamo ascoltando tutta questa cosa di teoria, che Masutova comincia bla 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 bla, e siamo che già, cioè, cosa sta dicendo questa donna, cioè, impossibile quasi di capire quello che sta dicendo. E allora siamo e dopo stavamo, ma perché solo una striscia, ma perché solo una selettica, non lo so, cioè, e dopo cominciavamo a fare i trattamenti. E facevamo le strisce, detto, cazzo, non sento niente. E lui, neanche io, dai. Prendi la penna, no? Un po' di più. Prendi il biro e facciamo. Vediamo cosa succede. E holy Jesus, era come avevo 360, no, 20.000 volt. Che stava scorrendo le cose, sono detto, cazzo, cioè, non capivo un cazzo di niente. Era una cosa, era Bambinski e Togrip che stavamo lavorando. E dopo, cioè, tre volte di un lato, lui faceva l'altra, e sentivo qualcosa dietro, dentro del mio cervello, che stava scaldando. Sentivo, piano piano, come due lampade, ma letteralmente lampade, luce, piccoli, sai, quelle della macchina, no? Per le frecce, no? Quei piccolini. Proprio così. Nel cervello, che stavano piano 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 prendendo più luce, diventando più forte, illuminando nel cervello e prendendo un calore qua dietro. Te, ero lì sul lettino. E io non lo so se è un infarto o una ictus o non lo so cosa sta succedendo, o solo relax, ma sento
che mi sta illuminando e scaldando questa parte interiore qua dietro del mio cervello. E mi guardava, che cazzo sta dicendo questo qua? Neanche loro avevano... Cioè, era una cosa un po' particolare, neanche anche Masgutovo pensava che era un po' particolare questa cosa. E quella non andava via per... cioè, era intenso fino magari... magari proprio intensificava per un 4-5 ore. E allora più o meno 11 di sera, dopo piano piano, cioè non lo so, dormivo di mattina, sentivo un po' qua dietro, ma sì, illuminava proprio il cervello. No, conosco la sensazione sotto i piedi, abbastanza bene. Io? No, sto dicendo che io sto ancora? No, quando sì. Conosco la sensazione che dici tu quando mi facevi anche a me sotto i piedi. Ah, certo, sì. Allora, è come così quasi per tutti, non proprio così esagerata. Cioè, veramente era... E anche oggi, quando il Tom mi fa, l'ultima volta che lui mi ha fatto un trattamento... esagerata, perché lui va veramente, lui va un po' pesantino. Più pesante di te? No, allora, è un po' diverso, ma sì, abbastanza uguale. Va più pesante di te, allora vuol dire che avete un pazzo. Sai, perché comunque io non faccio a me i trattamenti, no? Ma credo che io ho un po' più grigio di lui. Lui va abbastanza subito a livello 10. Io magari comincio a 6-7. Ma lui fa sempre questo tipo di trattamento o fa qualcosa di diverso? Tom è difficile. Tom non vuole essere capito bene, Tom. Un po' particolare. Ho parlato con lui... per la prima volta in anni, no? 2 mesi fa. Ah. E come va? Cioè, sentivo proprio di contattarlo. Vedevo su Facebook che non c'è attività, che... E allora, insomma, come mai? Stavo lavorando con i ragazzi di il Rally World Cup, no? Sai, tutti i finlandesi sono fortissimi di rally, sì. No? E lui aveva un paio di come clienti. E allora e lui era dentro di comitè olimpico, lui stava proprio facendo veramente un po' come me con gli italiani, no? Io ero giù a Formia facendo tutta questa roba e dopo, cioè, è troppo di un'altra pianeta, troppo alienata del solito modo di pensare. Allora piacciono, ma dopo fanno fatica proprio di volere veramente lascia entrare nella vera sistema. Sì, è ancora presto. E allora quello che ho capito, che non è tanto, ma lui sta studiando tutte queste cose di meridiani asiatici, no? Del fegato, del stomaco, e lui non ha capito bene ancora come integrarli nel trattamento. E dico, ma cazzo, Tom, è questa che sto facendo da sempre, no? Cioè, da poco dopo che abbiamo cominciato con questo, tu lo sai. Guarda nell'app e prova a capire nell'app cosa pensi, perché c'è quelli, tu hai guardato nell'app che ci sono le parti di extra, sì. Che ci sono quelli per i terapisti, no? Sì, allora, che spiegali. Sono per dire fatta veloci, intenso, e allora magari non si capisce più di tanto, però comunque sono lì, per uno chi capisci, riesci veramente a capire le cose lì dentro. Ma lui non ha neanche risposta.
Non ho neanche risposto. Dopo 2 settimane dico: ma cazzo, era così brutto. Era così brutto. Non riesci neanche a rispondere, cazzo. E non ho risposta neanche di quella. Ma ho nella testa che mi piacerebbe fare un'intervista con te, con lui. Mi Ok. piacerebbe, ma veramente tanto, che facevamo un incontro con lui. Va bene, non c'è problema, quando vuoi. Lo so per te, ma è per lui che non Ma piccante. se sei così. Perché lui, guarda, se c'è uno che capisce questo lavoro, Madonna, guarda. Quanto riguarda leg cross flexion extension, bambinski, toe gripping, sì, c'è proprio, guarda, incredibile, Sì, incredibile. quante cose può darti, diciamo solo quelle cose lì. Ma scherzi, per dire quali sono le sue specialità? Dopo c'è quella quanto riguarda i trattamenti, dopo sua capacità di entrare in una sintonia con i ragazzi down, con gli autistici, ma forti autistici. Ma Ah. no, è come cioè, una cosa esagera, ma guarda. Beh, allora magari un po' autistico anche lui si è così, si comporta così. Lui di sicuro. Magari per questo entra subito in, magari per questo entra in sintonia con loro. Sai che quando lui aveva Può 4 darsi, eh? anni? No, lui è forte Asperger di sicuro. Ah, Forte Asperger. ok. Forte Asperger. Io sono un po'. Asperger. Io non lo so ancora cosa sono. No, ma tu non hai qualcosa, tu hai solo i traumi da piccolo. Sì, può darsi. Tu lo Sì, sai ma meglio che mi conosci bene. quei traumi delle pistole, cioè della guerra, no? Sì, ci sono Il tantissimi, non solo papà quelli. che è fatta male, che dopo non c'è casa, cioè, dopo la vita dura nel giardino, cioè. Sì, cioè, perché Sì, ci sono io dopo anche la delusione del calcio, anche quello certo. mi ha deluso tanto, sì, perché non, cioè, sicuramente è stata più colpa mia, non è stata colpa di nessuno, perché potevo fare di più, ma personalità non è stata abbastanza. È per questo. Sì, certo. Cioè, ci sono un po' sicuramente tutti i traumi, sì, che sono stati anche lì, tutti i quartieri, tutta la violenza che c'era. Sì, perché dopo, quando entri nel gioco, anche per dire sul campo, non gioco della vita, ma anche proprio c'è qualcosa che frena, no? Sì. Che non è cosciente, che non è assolutamente un specchio di tua capacità sportiva. Anche io, Sì, no, ma cioè, quello che uguale. dicevo prima, io non, cioè, a volte non riesco, cioè, faccio fatica a capire da solo. Sì. E la stessa cosa quando c'è, cioè, qua, quando magari vuole fare qualcosa, magari qualcosa in più. Cioè, proprio non mi vengono le idee, non capisco. Sì, ci sono in queste cose di forte fight or flight, cioè di veri traumi, cioè situazioni di paura fisico. Giusto? Dove c'è una vera paura di sua persona fisicamente, ci sono quei famosi fight, flight or freeze, no? Ok, fight and flight sono tonici. E allora per noi in questo lavoro non si capisce proprio bene bene ancora quale di due, però è tonico. Ma i freeze e quando si tira giù le tapparelle, no? Sì. Sì, si lascia tutto, sì. Si E chiude. diventa un vuoto proprio totale, come dici tu.
non so neanche più cosa pensare. Sì, è proprio un blocco. È la posta di me, no? E per quello che trovo gente come te sempre, come Sara, siete uguale, no? Sì. Perché io devo imparare un po' quella di calmarmi, perché comunque i miei risposti sono "Rah! Come on, fight, fuck, kick ass, yo. I just want, like, I will go to death." try to fucking stop me now. Try it. Okay, go for it. It's your problem. I warned you. Che comunque è forte. Ipertonicità di questo riflesso di paura, no? E la stessa cosa che io faccio, ho ugualmente tanto fatica di domare quella come te, con tua tapparello, no? Di alzarla, sì. E per quello che dico, la cosa non c'è un segreto, cioè in senso quella è il meccanismo che ce l'ho, qual è il tuo meccanismo, cioè siamo nati così neurologicamente e così che siamo strutturata. Quello che possiamo fare è un po' di respiro di gorilla, tanti respiri, tanta il coccodrillo. Sì. Per me di calmare, per te di tonificare. E ovviamente gli altri cose, però il coccodrillo è molto importante in quella cosa lì per essere affrontare con quella tensione, con quella incredibile potenza che c'è nel movimento e comunque rimane calma. Ok. Il respiro e senti quella, no? E dopo. Sì. E dopo lascio andare. E carico per te è l'inverso, no? Io vado su facile. Ok, adesso lascio andare. Per te, oh ma che fatica, oh ma cazzo, dov'è il mio ginocchio? Oh ma Dio, cazzo, mi sento legata, no? E dopo vengo giù con volentieri. Sì. Perché sicuramente con la fatica lì, cioè quando si alza, no? Con la fatica lì anche tante volte collegata a una comodità, ma anche una pigrizia, no? Magari dopo di fare qualcosa. E sicuramente questa fatica, invece di far fatica meglio stare qua, no? Esatto, sì, per te è proprio così, sì, esatto, sì. Sì, ho capito adesso. Invece io sto bene quando c'è proprio lavoro, no? Quando c'è qualcosa da fare, Dio, è proprio la più bella cosa del mondo. Quando, come io sto vivendo adesso, molto difficile, è bello, no? Che anche una delle ragioni che voglio mettermi in questa posizione, in questa situazione, che sono obbligato proprio di affrontare il momento di fare niente e comunque sta calmo, di proprio che va bene, no? Non devi sempre fare, Joshua. Stai calmo, stai calmo. E tu ridi, cazzo. È calmo, cazzo, sì. È calmo, sì, certo. Dipende se ci sono motivi per stare calmo, però sicuramente se riesci a star calmo in quelle situazioni lì, vuol dire che quando sono situazioni veramente diverse riuscirei molto più facilmente a stare calmo. Sì, allora, quella, cioè, come ero una volta, cioè, non c'entra più, cioè, è un bel po' che non sono come ero. Dopo, mio grande bella vista in Italia, che disastro, cioè quella era un carico su un carico su un carico dove veramente gente tanta tanta dispiacere, come dici tu, con il calcio, no?
quando c'è qualcosa bello che sta andando, una che non puoi fare tutto, no? Ci vuole che tutti si, un po' si lavori insieme per creare qualcosa, ma non c'era mai nessuno. E dovevo capire e stare calmo nel mio angolo in paradina, no? Invece di comunque tira questa barca avanti, perché dopo diventa solo più stanco, più irritabile, più stressato. Dopo il peggio di me esci, c'è poco da fare. Sicuramente sì. Ma se non si impara, se non si prova, non si impara. Se non metti in gioco, se non incontro i muri, è difficile imparare. Si impara purtroppo via sui sbagli più che i successi, no? Certo, certo. È quello che dico, o meno provi. Io, okay. Io, e gente non capiscono. E dopo, cazzo, quando cadi giù, io, ma che cazzo è questa? Cosa sta succedendo? Lui era calmo 10 secondi fa e adesso cazzo sta proprio impazzendo, perché io sempre chiedo chiarezza. Abbiamo capito? Abbiamo capito? Sei sicuro? Abbiamo capito? Ma perché non stai facendo quello che abbiamo d'accordata? Ma, okay. Ma allora vaffanculo. Mi dici sì e dopo non fai niente. Io chiedo perché non fai niente, manca qualcosa, hai bisogno di qualcosa. No, e allora non vuoi farlo. No, ok. Molto. Vuoi farlo o non vuoi farlo? Cosa vuoi fare? Voglio farlo. E allora facciamo. Non riesco. Ma cazzo, cioè, stiamo scherzando. Dopo. È vero. Perché comunque io so cosa mi trigger, no? Sì. E allora cerco chiarezza prima di lasciare proprio mie emozioni di prendere piedi, no? E credo che in tante volte ritengo troppo, perché gente non capisco che sono serio. Sì, penso che è un scherzo, sì. Non capiscono che veramente quando io dico una cosa, ma veramente è proprio non bianco e nero, perché comunque è un discorso tra due persone, allora non c'è proprio bianco e nero, però io dico queste cose, se pensi qualcos'altro, dimmi. Cioè, Certo. e per te devi capire, trovare un modo dove riesci tenere le acque intorno di te calmi, perché quando agiti chiudi, no? Cioè, tappare la leva giù. E allora, quando vedi che le cose stanno diventando di agitarti, ferma. Oh, aspetta un attimo. Abbiamo detto questa, questa, questa. Però stiamo facendo questa, questa. E allora, questa per me non va bene. Ok. Allora, se tu riesci rispettare i tuoi confini e proprio verbalizzarli prima aiuta tantissimo. Aiuta tantissimo. Particolarmente adesso, quando sono meno caricato, non ho tutta responsabilità del centro e quella cazzata, cioè, tutto quella lì, i ragazzi, miei, qua. E allora adesso, cioè, in senso, rido. Io metto una croce
sopra quella persona, però cioè, a me non mi c'è in senso chiuso, perché io ho detto, io ho cercato chiarezza, ho cercato da, 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 e non mi rispetti, buono, non ho bisogno di ulcero e problemi, cioè di malattie, sì. Non ho bisogno, cioè, perché allora pace con te, non mollo, perché comunque dobbiamo, siamo nel mare legati con una corda e non c'è niente da fare. L'immunità non è buono di salvagente, dai, prendi. No. Ma tu non hai mai visto questi? Non so che programma era, ma si legava due persone, dovevano passare tipo 3 giorni proprio legata, tipo neanche un metro, cioè magari un metro tra loro, un metro, e dopo dovevano proprio andare tra il giungolo. Devi capire, cazzo, chi va prima, secondo, sopra, sopra. Aspetta che devo cagare. Cagare, dormire, pisciare, sì. Che non ho mai visto questo. No, carino, carino. Vabbè, con te non ho problemi, che tu sei bravo anche nella giungla. Cosa, scusa? Con te non ho paura, che sei bravo dappertutto, allora vabbè. Sì, sì, esatto. Anche nella giungla, anche non c'è problema. Caghiamo nello stesso buco. Sì, non fa niente. Schiena contro schiena. Aspetta che c'ho... C'ho il crampo, aspetta, c'ho il crampo. Ah, cazzo, cado dentro. I svedesi dicono, quando, no, chi spallare, un buco per un'altra persona, okay, cade più facilmente dentro. Sì, c'è anche il romeno, c'è questo parola. Sì, come che voi dice? Il romeno, se c'è cine sapo, grappa e altia, o se cade cadrà lui dentro, se cade un altro. Esatto, pensa. Sì. Okay. Io non avevo mai sentito in inglese questa cosa. C'è un detto in romeno, sì. Ok, bello. Sì, è bello questa cosa. Sì, sì. E sì. Quello sarebbe veramente un buco brutto di cadere. Pesù amico, cosa, cioè, cosa fai? Fai di tutto, no? Pesù amico, cade anche dentro di quella. Cazzo, c'è caduto il mangiare dentro, vedi? Va bene. Pulisci un buco. Dobbiamo, esatto, trovare, perché comunque il puzzo, cioè, comunque soffre anche tu. Mamma mia. Spiegami un po' cosa dicevi di Jonas, così non dimentico. Allora, o meno quello che ho visto io, queste cose di problemi di respiro, di apnea, di russare, di far pipì addosso, sudore di notte, no? E anche in un certo senso... Sì, lui suda tantissimo, sì. Lui suda tantissimo. Il bruxismo, quando di notte stringi, ma meno quella, perché queste sono, cioè, le cose veramente, diciamo, i meccanismi del corpo che normalmente va controllata un po' coscientemente, cioè va pipì, quando senti bisogno vai a fare pipì, in questo modo no, cioè, non sta, cioè, si stacca talmente forte quel sistema che proprio non senti neanche bisogno. E questa va su tutte queste cose di respiro, di sudore, di quella roba. Cioè, e allora
di questo del sistema limbico, come abbiamo detto. E allora prende proprio la nuca e prende C2 dentro e spingo via. Si gira okay. la mano, no? Perché così la testa viene un po', mento un po' in su. Sì. E dopo spingo via. Ok. Ok, vale. Ok. Altrimenti si spingo, vieni giù. Ok. E allora devo alzare un attimo la testa, così diventa un po' pesante, e dopo posso, ci vuole poco, non è che ci vuole tanto. E lì comincia a fare un po' i giochi di dondoli, no? Di dondoli un po' irregolare. Ok. Anche tu respirando, e con questa mano prendi torace, magari sopra il fegato, taram, taram, taram. Senti un po' il fegato, sempre con pressione, pressione, e vedrai, lui a un certo punto, io, quando i miei ragazzi erano piccoli, ero sempre, cioè in senso anche quando eravamo in Svizzera, mettevo io sempre a letto loro, e leggevo libri così, e dopo non lasciavano, prima, che sentivo questo respiro. Sentivo che avevano lasciata la giornata andare. Okay. Bello. Quando si dormono, a un certo punto si dormivano, facevo uno, e allora prendevo, se ero sul letto, prendevo la spalla e tiravo su la spalla, e manteneva questa spalla un po' in limbo, no? Antigravitazione, cioè senza tirare su, ma senza lasciare il peso, proprio lì, nel limbo, lasciava lì, tirava magari un attimo su, e veniva sempre, cioè proprio... E dopo, ok, buona, questo a posto, vai dell'altro. Ok. Questa vedevo che si dormivano più profondo, più tranquillo. Ok. Ma perché quando dimmi. È molto questa di tenere questa giunto sì. senza tensione, quel senso di limbo, no? Tira su per avere qualcosa da spingere contro, no? E dopo spingi un po' lungo, e allora è una sensazione proprio così. E dopo spingi il torace anche un bel po', anche spingi okay. un po' di forza, finché senti proprio che c'è proprio un stop, proprio, ok, questo è proprio stop. Va indietro proprio c'è proprio un microgrammo, va indietro proprio poco poco, e lì si comincia a respirare, e da sola sciogliere tutto. Respirando, prima è tutto un po', non si riesce, dopo un certo punto si molla, ok, dopo tu segui dentro, dondolando, e dopo lascia fuori, dopo poi fai un po' tutto cervicale, no? I trapezi, okay. per sciogliere, per dire tutta il torace, la schiena proprio, torace dietro, lavorando uno contro l'altro, no? Spingi, tira, okay. E dovrebbe cambiare tantissimo, molti in pochissimi giorni, ma veramente. Ok. Sì. Perché lui c'ha comunque tanta estensione qua. Lui? Sì. Cioè, anche quando dorme sempre la testa va. Ah, ok. Sì. No? Sì. Io ho cercato sempre di fare quello di allungare, no?
magari sempre un po' sulle spalle, allungando anche il, no? Sì. Però non questo, non sul fianco, questo no. Questo sì, perché non, dopo magari ho cercato sempre un po' di aprire anche. È tutto collegato, no? Pensa, pensa proprio come stai annegando, cos'è postura, non prendo aria. Sì. Allora sì, la testa va proprio su, no? E allora tirando, tirando, e dopo però dobbiamo sciogliere tutte le torace, sì, tutti intercostali, no? Perché quando sono stato in Inghilterra ho fatto un po' questo, e dopo dal fianco, intanto che non facevo questo con la mano, solo tenevo e tiravo un attimino, e intanto scioglievo qua nel, come si chiama, nel petto. Petto. Facevo magari dei piccoli massaggini qua e allungavo. Certo. Tiravo così magari laterale anche, e guardavo anche qua, perché le spalle sono un po'... No, 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 quello è stomaco, no. No. Compressione. Ok. Devi comprimere. Tanto. Perché non tanto stomaco, le più... Mi sembra il suo è più il dentato che... Ho capito, lì dentro. Ok, però prima fanno male. Sono molto sensibili. E allora è difficile lavorare quelli quando stanno dormendo. Molto difficile. Ok. E allora c'è questa vedere cervicale, magari anche basso, dove siamo... prendendo proprio i trapezius superiore, no? E dopo prende subito sotto le spalle. Ok. Così hai tutti i pedili dentati, no? Anteriore, sì, posteriore. E allora, e sì, dopo, e dopo spingi. Ok. Se questa non lavora, si per una ragione o un'altra non senti che si sta mollando e hai bisogno di usare più forza, che non riesci a tenere con la mano in questa, e allora vai giù un attimo, prendi proprio, vedere cervicale basso, e lavorare solo su i toraci invece di proprio tutta quella cervicale anche. Dividi un attimo le cose. Ma questa il compressione fino che trovi veramente un stop, ma fisico. Okay, no, allora, che tengo e spingo forte, no? E tengo e aspetto che respira lui, no? Sì, che ma si molla. Sì, sì, che sì, che sente che si molla, sì, ok. E no, ovviamente non è veloce, è un spinto piano che va anche sì o no collegato di suo respiro. Ok. Anche sì e no, perché tu spingi. Tu spingi dentro, e non importa, cioè lui avrà comunque, quando arrivi a questo stop, lui avrà fatica di respirare. Sarà difficile per lui di respirare. E se tu riesci a dondolarlo così, non sveglierà. Ok. Si dondoli un po' irregolare. No, sì, ma con lui Jonas è abbastanza bravo, anche se si provo da sveglio non ho problemi con lui. Ok, e allora sì. comunque c'è sempre rischio quando stai toccando qualcuno che sta dormendo, anche se i bambini, sì, proprio quasi. No, Jonas è bravo. Sì. Nathan è più difficile. Nathan magari è meglio che faccio qualcosa da dormire, perché lui è più fisico, più aggressivo, proprio un crocodilo, lui quando lo tocchi sempre, no? Spingi via. Natale, certo, proprio così. Certo, Jonas, lui in quel senso... Scappa, sì. In quel Jonas senso lavora con le spalle, tirando su le spalle, non spingi dentro, tiri fuori. Sì, come hai detto con il bambino lì. Te l'ho detto col bambino lì? Te l'ho detto che è arrivato? No. Ho fatto la prima volta, va bene, l'ho visto la prima volta mezz'oretta, no? Come ti ho detto, la seconda volta che lo abbiamo visto, mi ho fatto vedere la seconda volta. Sì, la mamma è arrivata la seconda volta con lui e con suo fratellino piccolo. No? Sì, ok. E lui non voleva fare niente, così di qua di là, e mi abbiamo giocato un po'.
E dopo ho detto, dai, metti il piccolino qua, che io gioco un po' con lui. No? E ha messo, costava 1 mese il suo fratello. Oh, Bellissimo. bellissima. E come era piccolino, ho messo piano la mano, come dicevi tu, mano sopra, e questo dondolavo piano e allungavo piano piano, no? Spingevo un po', allungavo un po' i piedini. Quello lì, proprio, era lì. Era nel suo mondo, no? Questo qua guardava. E dico, che cosa sta succedendo, no? Con mio fratello piccolo, no? Era lì. Certo. E dopo piano piano è arrivato, si è sdraiato anche lui. Vicino al suo fratello, no? E ha messo la mano così sopra il fratello, come proteggerlo. Certo. Intanto dicevo, dato dicevo la sua mamma, mano qua sopra, come dicevi tu dietro, no? Di tenere, spingi e tieni, questo sopra, come fanno i mammiferi, no? Come dicevi tu. E tutte le sere sciogli il bacino, spingi via tutto quello per sciogliere quella zona lì. Certo. Dopo le spalle di prenderli e di tirarli fuori con Yes, calma, yeah. Bravo, dopo sì. dall'altra parte è uguale. E dopo arriva dopo una settimana e riesco a fargli io 20 minuti, quasi mezz'oretta di trattamento. Oi, 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 oi. E alla sera gli dice alla mamma: mamma, lo so che sei stanca, ma non mi fai il massaggio stasera? No. Che Perché non riesco a spettacolo. dormire. Allora lui ogni volta che fa il massaggio quasi dorme. Questi qua adesso non capiscono più niente. Allora, però quando l'altra volta ho fatto io un pochettino ancora questo, ho provato un po' anche di allungare sul galantro, no? Di vedere un po' come va anche questo, no? Di un po' lontano, piano, per vedere se mi sta spingendo via anche, no? Però Certo. era abbastanza tranquillo, diciamo che mi lasciava un po' aprire e chiudere, più aprire che chiudere, no? Provo a vedere se c'è resistenza. Ma di che cosa stai parlando che lui spingeva via? Che No, dicevo cos'era? della lateralità. Allora cioè, cosa facevi tu? Piedi, Allora, prima si è testa, messo, piedi, spalla? prima si è messo, lui si è messo prima pancia in giù, no? Io ho iniziato sempre a fare anche io questa cosa qua di dondolare il bacino, spingi via, di qua, di là, un po' così. E dopo che lui si è iniziato a... perché quando facevo questo lui si alzava su con la testa, no? E dopo veniva giù di nuovo, no? E giù. E a un certo punto ho dato anche una macchinina per giocare con lei. E dopo si è iniziato a girarsi sul fianco, no? Quando si è girato sul fianco, ho detto, vabbè, adesso... Provo a fare anche un po' di galantro, no? Per esempio, per vedere come va, se vediamo se riusciamo a lavorare anche un'altra cosa, no? Si è messo sul fianco da solo e sempre con la spalla, no? Che lo prendevo, lo spingevo in su, no? Lo alzavo un pochettino e mi lasciava, diciamo, abbastanza tranquillo, non mi spingeva via. E dopo ho provato anche un po' a spalla il bacino per capire se posso farlo anche quello, no? Certo. E diciamo che non è stato, anche magari poi ho provato anche una striscia sulla schiena per capire se c'è tanto solletico, però mi lasciavo, dopo ho fatto dall'altra parte, dopo essendo pancia in su, io volevo vedere anche qua un po' come va, no? La cervicale, perché c'è anche questo respiro, mi ha mandato un video che respira, sta al TV e fa... Non sta tirando l'aria, no? Sta magari poco, qualcosa del genere, no? Non sta riempiendo niente. Certo. Mi ha dato un video, ho detto, guardiamo anche un po' qua sopra, come dicevi tu, che è importante, no? La cervicale. Ho detto, provo a vedere se riesco a fare qualcosa anche qua, no? È stato ancora 2 o 3 minuti tranquillo, e dopo volevo vedere un po' anche le sue mani, no? Vediamo se riesco a iniziare con, come si chiama, supporti, perché lui è anche aggressivo, ma diventavo molto, ancora molto aggressivo quando iniziavo a fare qualcosa con le mani. Sì. Iniziavo a non volerlo più e era un po', iniziava a essere un po' incavolato, no? E allora, va bene, dopo abbiamo giocato ancora un po', e allora ho detto magari ci vuole ancora un attimino, no? Per sciogliere un attimino ancora. Allora, due cose Perché che ho penso, due guardato un po' cose anche che lui, ha un problema penso. anche tanto di, anche di grasso. Allora, tu due cose che penso che l'importanza di sciogliere prima che stiamo lavorando su certe cose
su certi gruppi, no? Essere sicuro per dire che le spalle veramente sono sciolte prima che cominciamo. E che quella è basata su due cose: spinta, ma anche tiro indietro. Sì. Ok, so, di lavorare magari meno su spinto e tanto su tiro indietro. Su fase, dopo tira indietro, che sarebbe l'inalazione, no? Così, e allora non è solo che si devi lavorare su spinto, magari si attiva, però si lascia su. E questa è l'altra cosa, che è che quando, perché queste spalle è molto bello, cioè, è interessante quando vedi qualcuno che ha questo coccodrillo ancora attivo, che le spalle proprio si spingono contro, no? È una cosa strana, se non hai proprio provato una cosa di genere prima. È strano che istintualmente, senza neanche che loro capiscono, contro, no? Okay. E allora, sì. questa, ok, so, quando stiamo integrando da piccoli, no? E anche questa sarebbe neonata, cioè, prenata, no? Prenatale, cioè allora è proprio stato d'embrio. E il corpo ha voluto di esprimere questa, no? Questi movimenti, queste capacità, ma non è riuscito bene di arrivare alla fine, no? E allora di dare a loro questi diversi aspetti, programmi, no, che non sono stati proprio realizzati in pieno, la capacità da vincere. Cosa vuoi dire? Voglio dire che spingi, e se loro cominciano a spingere contro, da un attimo di resistenza, ma dopo lasciano vincere. Okay. Non entra in conflitto con loro. Invece, dargli un attimo di resistenza e dopo lasciali vincere. Ok. E dopo, quello che dici sempre anche tu, quando tiri, lasci prima io, lascio via io, no? Allora, esatto. Okay. Che devi, proprio il pensiero è che io non ho un umano qua, io ho un coccodrillo che devo dressare, no? Che deve essere un bravo coccodrillo. E allora, perché volevo io non sentire che questa ha sua integrità? Perché questa viene di coccodrillo che vuole uno spazio. Ok. Io sono, io non mai spazio, non vieni qua. Bene, carino questa cosa dell'evoluzione. Allora, spingo, c'è un spalo, una spalla. Puoi fare anche, ma è più facile tu due spalle, perché quando mette nelle spalle, e questo è interessante sui coccodrilli e i polsi, ma spingendo su tutti e due è meno difficile lasciare andare, invece si sta spingendo su una. Sì. C'è un meccanismo quando prendi i polsi e anche i caviglie, che è una delle ragioni che io parto con le caviglie, e che c'è un meccanismo di rettili. Si guardi chi fa la lotta con i coccodrilli, questi coccodrilli hanno i muscoli da paura, no? Appena che prendono un polso, il coccodrillo molla. Sì. È un po' come i mammiferi. Quando prende i gatti, no? I cani, così, prende qua nella nuca, tira su. Sono di tutto così, no? È un riflesso, no? È la stessa cosa di rilassamento per il coccodrillo. Sono i polsi e le caviglie. E quando parti tu dai caviglie, cosa dicevi? Perché cosa, che sistema? Dicevi che si rilassa. Sì, è un rilassamento di, diciamo, aggressione sul aspetto, nostro aspetto aggressivo, no? Ok. E allora si sente proprio, oh, e allora si poi calma tutta quella cosa, diciamo, di autointegrità, confine, che io devo combattere per vivere, per guadagnare soldi, per fare mangiare i bambini, quella roba lì, quella è tanto coccodrillo. Perché questi sono, per dire,
mio casa, miei soldi, mio macchina, miei vestiti, cioè le cose materiali, sono tante di questa cosa di coccodrillo. Non il legame, per dire, della empatia, no? Non una emotività. Con le più mammiferi, sì. Freddo, questo è mio, non tuo. E io prendo il tuo. Pensa che questo bambino con chi va a litigare a scuola? All'asilo? Tuo figlio. Certo. Tuo figlio? Sì, si cercano, no? Certo, piccolino, certo. Hai capito? E dopo un attimo dice, quello con gli occhiali? Oggi mi ha fatto così, però io ho tirato un po'. Dico, Nata, no, perché perché io sono il capo, no? Io sono il capo. Hai capito? Certo. Anche se più grande, io sono il capo. Ma Nata, non devi litigare con lui. No, perché lui viene, perché dopo si inventa le cose, no? Certo. Come che ha ragione lui, ma alla fine è lui che magari si cercano tra, certo, di loro, no? Girano. È bellissima questa roba. Perché la cosa bella è questa, perché dico, con questa roba si riesce a capire veramente la differenza tra la biologia e l'anima. Perché questa non è sua più alta livello di comportamento. E allora quando integriamo, no? Quando domare noi questi istinti, riusciamo a esprimere meglio veramente nostra vera persona, vera essenza, no? Chi siamo davvero. E allora, cioè, siamo prigionieri di questi programmi neuroposturali legato a un'epoca di nostra evoluzione, no? Cioè il nostro senso è nella pancia della mamma, ma anche per dire nella storia di sistema nervoso sul pianeta. E allora siamo prigionieri proprio di questa cosa. E per quello che dico, quando stiamo dando i trattamenti, non stiamo trattando la vera persona, stiamo trattando un coccodrillo, una pesce, un leone. Non è umano, non è umano. E allora dobbiamo rispettare questi come animali selvaggi, vogliamo dare, cioè, quel senso che c'è proprio un squalo, no? Un vero squalo, che può essere il più bello, forte squalo nel mondo, no? Il squalismo, esprimere il loro squalismo. E dopo coccodrillo, vogliamo che loro hanno veramente il più bello senso di essere coccodrillo. Questo è mio, bambini, quel fase anche. E dopo però diventa proprio una cosa, ok, ho capito, sì, tu stai male, sto male anche io. E allora dai, tieni, cioè, giochi tu con questa cosa, perché vedo che sei felice, allora sono felice anche io, se tu sei felice. Sì, l'umanità, cioè, abbiamo un altro livello, il vero spirito, no? Non siamo, cioè, abbiamo nel nostro livello di evoluzione umano fermata di essere cioè, bravi mammiferi. Non abbiamo cominciato veramente di entrare nella vera essenza di umanità. E allora, quando stiamo lavorando su questi animali, non dobbiamo chiuderli o farli sentire le incapacità di essere liberi. Devono, cioè, ok, c'è qualcuno che vuole qualcosa, allora, boom, vedi come sono un bravo coccodrillo, si fa ancora. Sono fortissimo, ho vinto io. E dopo c'è proprio per dire questa cosa della mano, no? Spingi e dopo spingi, cioè, con mio mano, con tua mano, dove è camera? Qua. E dopo spingi, sì. E dopo tira la spalla indietro, però così, no? Tira, sì. E dopo gira la mano, spingi,
Stira, spingi. Sì, si tira su e dopo si spinge giù questo, no? No, no, dentro e fuori. Anche su e giù, ma dentro e fuori. Ah. Precisamente come questo? Fanno, spingi, spingi, yeah. Però, okay. Però tu vai un po' indietro. C'è proprio più centro. Più centro. Più... non su. Ah, più così. Bravo, bravo, bravo. Però non dietro. Così. Non dietro. Ah, non sono indietro, non so perché sembra indietro. Allora. Ok. Cioè, e dopo lungo... Sì. E dopo lungo... Lungo... Aggrappare la mano, tira indietro, qua poco. Cioè, non è tanto, eh. Il movimento è piccolissimo. Cioè, così tanto. Ma è anche piacevole. Ma per il coccodrillo, quella è più... A sinistra faccio più fatica, sì. Quella è più... certo, con quella spalla lì, certo. Questa mia sinistra del cazzo. Quella sinistra, sì, esatto. E allora, questo è più evoluto il movimento del coccodrillo. Ok. Si vede che fanno fatica? La Masgutova, credo che per STNR... no, a TNR si spingi giù e dopo si va sempre più in alto, no? Sì, ma non sempre è... guardare verso la mano, no? Esatto, sì, invece noi no. Se mi ricordo bene, non so, qualcosa del genere. Sì. Esatto, esatto, perché lei non differenzia, non fa la differenza tra i mammiferi e i rettili. Non penso, ci pensa, non so se ci pensa. No, loro non, esatto, perché lei dice che c'è due varianti su questo movimento, uno così e uno così. Loro non l'ho mai visto, fino adesso c'è così, non l'ho mai visto. Sì, si dice, sai, si gira testa veloce, dopo piano piano e dopo vieni su. La braccia e gamba apposta, no? Sì, sì, si flette di là, sì. Esatto. E lei dice, ogni tanto così, io dicevo a me stesso, che cazzo, cioè, perché differenza? Vuol dire che è una diversa riflesso, non puoi avere variante. E allora questa è il coccodrillo nuotando. Coccodrillo, sì, che, ok. E questa è il coccodrillo camminando. Okay. E nello stesso, diciamo, nello stesso riflesso, ma è sempre il coccodrillo. È sempre il coccodrillo, sì. Che sistema a tutti e due. Sì, certo. Ma comunque parte piano, quello che si spinge su e dopo vai sempre più in alta. Ah, ok. Ok. E questa... Scusa. Aspetta, no. Che rispondo. Un attimino che rispondo a Andrea, un secondo. Un secondo che mi hai chiesto una cosa. Perché qua adesso c'è in Italia, qua è un casino con questo raffreddore qua, e un casino bambini, cioè uno dopo l'altro, anche due volte, tre volte, è una cosa, non so cosa sta succedendo. Allora, prova a fare questa cosa con il bel respiro prima che tu vai via di loro di notte. Okay. Il masticabile. Ok. Latte zero, Sì, 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 no, no, quello non ci penso neanche. Zuccheri. Sì, non mangiano tanto, non, cioè, magari qualche cosa, ma cerco sempre di dargli qualcosa che facciamo noi. Ok. Cioè, perché zuccheri e farina, ovviamente,
il meno possibile, ma cibo in generale, il meno cibo possibile, e dopo di cucinare con un po' di spezie, di cucinare con il timo, oregano. Aspetta che scrivo come. Fai pasta? Sì. Metti dentro dell'acqua che sta bollendo, no? Sì, timo, origano. Timo e rosmarino. E si dà un bel sapore alla pasta e comunque così si mangiano, si prendono anche senza proprio capire neanche. Ok. Io facevo sempre quella roba lì in estate, perché tutti quegli erba lì crescono meglio sotto il mega calore e sole del sud Italia. E allora, Ok. quando in estate, quando sono proprio fuori in questo sole incredibile dell'Italia, no? È caldissimo, così il corpo gestisce meglio il calore, ma veramente, eh? Ok. E adesso va, questo va bene adesso anche per sì, perché questi sono Però tutti. zenzero, usare quella come una spezia. Ok. Dopo Ok. ovviamente gli oli che tutte le sere, tutti sempre, devi caricare il corpo con questa roba. Se così li proteggo. Va bene, loro c'è cioè, Nathan. Oggi mi sembrava che aveva un po' di tosse perché lui fino adesso non ha mai avuto niente. Tutti i bambini raffreddati, Nathan non aveva mai niente. Sì. E dopo c'è Pollo. il pollo bollita. Cioè, cosa fai? Prende il pollo, le pelle e osso, butti dentro dell'acqua. Ok. Magari 20 minuti, lascia lì dentro, così tutti i oli escono. Se vuoi toglierli, altrimenti io sempre li lasciavo dentro con le verdure. Lascia le verdure lì dentro per un 30 minuti con il timo e il rosmarino. E dopo alla fine puoi aggiungere un po' di cose più aromatici, no? Gli oregano, zenzero, questa roba. E anche gli ultimi 5 minuti, i carni tagliati in pezzi, butto dentro. Perché quella si cuoce subito, no? Ci vuole molto più tempo di verdura di cottare, no? Invece del carne. Il carne ci vuole 5 minuti. Ok. E quell'olio del grasso del pollo è magico, per il sistema immunitario. Non ho capito se è vitamina D, che è pieno di vitamina D, qualcosa, non lo so. Sì. Ma qualcosa veramente questi polli ha veramente di particolare per questa cosa di sistema immunitario nel loro grasso. Sicuramente, mi ricordo che da noi quando eravamo piccoli si faceva con il grasso di capra o di pecora. Ok. Quando c'era tosse o così, si prendeva il grasso e si metteva sul petto. Ah, ok, certo, Con il sì. caldo sul petto, sì, sul vicino al timo, no? Per esempio, sì. No, ma quali sono diverse? Questa acidità che hanno tira fuori. Sì, c'è proprio vero un odore porco cane, Sì, no, è brutta. morire. Quella scalda e tira fuori, per dire, il sporco del corpo. Ok, come drena, no? Sì, esatto. Si tira fuori. Sì. Invece questa lavora più con sistema immunitario, credo, questo è grasso. Ma sì, è vero, i grassi si è sempre usato praticamente di maiali, no? Ma noi si usava quello di pecora, se non mi ricordo Di male. pecora, sì. Sì, proprio grasso di pecora. Sì. Bello.
Sì, ma c'erano anche lì un po' la polenta, sempre bollente, o così lo mettevano qua, o le bucce di patata con aceto. Sì, guarda, con nell'ospedale degli antroposofici, che è Rudolf Steiner, no? Facevano tutti questi diversi impatti, no? Incredibile, sopra fegato, polmoni con i senapi sui polmoni per pneumonia, avena. Va bene, cioè, l'importante è che funziona e basta. No, ma veramente funziona da Dio, veramente. Sì. Hey, thanks so much for spending time with us and listening to our stupid rants and ramblings. So, yeah, why don't you guys get over to nowliving.today and start neurotraining? So you will be pretty much as stupid and ignorant and ridiculous as we are. Come on, get over there. Enjoy the apps, and there's plenty of tutorials. It's a web-based, so we're telling basically iStore and Google Play to screw off, kindly. We're going around them. It's web-based. It works on your computer as well, so you can see all the great training sessions and tutorials on a full screen, but obviously it works perfectly on every other operative system as well. Okay, all our best, and take care, guys.